Allora, buonasera a tutti e a tutti. Salutiamo la ministra del Sud della coesione territoriale Mara Carfagna, salutiamo il padrone di casa, il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta. Abbiamo convocato questa conferenza stampa per illustrare le procedure per l'assunzione a tempo determinato di 2.800 tecnici al Sud. Do subito la parola al ministro Brunetta che ci illustrerà le nuove procedure per l'assunzione. Intanto grazie, grazie a tutti voi, a quelli in presenza, a quelli collegati. In questa fase difficile della vita del nostro paese, una bella notizia. Una bella notizia, tra l'altro, che è frutto di una staffetta, la decisione del precedente governo, l'attuazione di questo. Quindi riconosciamo, come dire, i meriti. A questo governo sta, a Mare Carfagna, sta un'innovazione. Modalità e tempi. Noi selezioneremo attraverso un concorso 2.800 figure di IT, tecnici specializzati, per le amministrazioni del sud, regioni, province e comuni, singoli o associati, in 3 mesi. Daremo un monitoraggio ogni settimana dello stato di avanzamento, è una sfida, per dimostrare che si può. Si può, si possono fare concorsi seri, semplici, molto più seri di quelli fatti con carta e penna, in presenza, vorrei dire, in luoghi fisici, deputati, in sicurezza, online, quindi senza carta e penna, con valutazione dei titoli attraverso l'intelligenza artificiale e la prova scritta con 40 domande a risposte multiple, anche questa con valutazione automatica. Con punteggio finale, anch'esso automatico, con controllo finale invece dei vincitori, delle graduatorie, da parte di commissioni a temi umani, questo sì. Nel senso che se uno si è inventato 7 lauree a Cambridge e così via, si farà la verifica se queste 7 lauree a Cambridge o ad Harvard o MIT esistono veramente. E quindi anche su questo con tutte le garanzie. A chi sono destinati? Vedrete poi le slide. Sono destinati a high skills, specializzazioni. Anche qui fatemi dire solo un concetto. Il problema del Sud, ma in generale delle amministrazioni italiane, non è solo e tanto di non avere la capacità di elaborare o progettare, ma è di non avere personale neanche in grado di chiedere le specializzazioni esterne, magari attraverso consulenze. Spesso arrivano i consulenti in situazioni desertificate, per cui i consulenti non hanno né interlocuzione, ma non possono formare neanche nessuno dopo il loro passaggio. Per cui si forma una sorta di dipendenza delle amministrazioni dalla consulenza, che distrugge qualsiasi, tra l'altro, potenzialità o potestà di controllo, di valutazione da parte del personale della pubblica amministrazione. Noi vogliamo dotare le pubbliche amministrazioni di personale di alto livello, ben selezionato, che lavori almeno 3 anni e poi, verificando le possibilità di strutturare questi stessi vincitori, ma che aprano delle interlocuzioni con il mondo esterno, anche nella consulenza, per far sì che la progettazione diventi un investimento e non semplicemente l'acqua che scorre sul vetro. Ecco, tutto questo è fatto in generale per la programmazione fuori bilancio, per la programmazione standard dei fondi europei, ma può essere il primo segnale simbolico per il recovery, perché questo è un test per il recovery, cioè per i 200 miliardi che dovremo spendere in 5-6 anni e per i quali dovremmo
fanno la stessa operazione in grande. Qui è 2008, tra il passato, il presente e il futuro. Per i 201 miliardi, qui spendiamo 126 milioni. Ecco, immaginate una spesa di un multiplo molto più grosso per quanto riguarda i recovery, e noi dovremmo, se tutto ciò funziona, applicare questo stesso criterio assieme ad altri in termini di selezione anche per i recovery. Quindi questo ha questo significato. Questo è il test. 2008, sud, subito. Mentre si sta chiudendo il PNRR, e sempre il PNRR si sta definendo il nuovo sistema di regole e di principi per il reclutamento, sia per il PNRR che poi a regime per tutta la pubblica amministrazione. Ecco, se tutto questo funzionerà, noi faremo del capitale umano il perno, il centro della recovery e della resilienza. Capitale umano, perché senza capitale umano non c'è transizione digitale che tenga. La ripartizione è stata fatta dall'Agenzia per la coesione del Ministero del Sud di Mare Campania. Oggi abbiamo avuto una conferenza unificata a tavolo di giovani comuni, province, che ci ha dato via libera. L'Agenzia della Coesione predisporrà il DPCM che verrà firmato dal Presidente del Consiglio, da Mara e da me, consentitemi la semplificazione con i nomi, e dal MES, chi ha i cordoni della borsa, e appena c'è la definizione di queste firme, pensiamo entro l'1 o il 2 di aprile, parte il bando e da lì scatta il countdown dei 100 giorni. Allora non so se scommettere qualcosa, la scommessa non è seria, ma ci rivedremo qui a 100 giorni data, perché ci forniremo, Mara vi fornirà, la lista dei vincitori controllati, verificati. Avete nel PowerPoint tutte le procedure, tutte le quantità, tutte le indicazioni, avete il cronoprogramma interno dei vari stati di avanzamento e la sfida. Sfida bellissima perché diamo occasione a 2.900 ragazzi preparati che andranno a rafforzare le amministrazioni del sud. Se questo funziona come penso, lo moltiplicheremo per 10 o per 100, perché così vorrà dire che la pubblica amministrazione si ringiovanirà e riuscirà a spendere i 200 miliardi dell'euro. Tutto qua, grazie. Grazie Renato, grazie mille a te, grazie a chi ci segue da remoto, a chi ci segue in presenza. Devo dire, Renato, che sono molto contenta che la mia prima conferenza stampa da Ministro per il Sud sia dedicata non ad un annuncio ma a un provvedimento concreto. Un provvedimento concreto che affronta due delle principali emergenze del Mezzogiorno. La prima, la debolezza delle pubbliche amministrazioni, quindi la necessità di robustirle per renderle capaci di intercettare, di gestire, di programmare l'enorme flusso di denaro in arrivo al Mezzogiorno grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma anche grazie alla progettazione, al ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei 21-27 e del Fondo Nazionale di Sviluppo di Coesione. E l'altra grande emergenza a cui risponde questa iniziativa è il lavoro giovanile. Questa iniziativa offrirà opportunità di lavoro concrete per i giovani del Mezzogiorno che maturano percorsi di formazione anche di eccellenza all'interno dell'Università del Mezzogiorno, ma che poi sono costretti quasi sempre a farli fruttare o al nord oppure all'estero. Giustamente gli uffici hanno dato a questa iniziativa un nome tecnico, Piano di Rigenerazione Amministrativa. A me invece piace chiamarlo bando competenze e mi piace sottolineare l'impatto positivo che questo bando competenze avrà sulle regioni del sud e anche il salto di qualità che consentirà nella programmazione legata al PNRR, che come dicevo prima non solo al PNRR
ma anche al ciclo di programmazione dei fondi strutturali europei 2027 e alla programmazione del Fondo Nazionale di Sviluppo e di Coesione. A quale la differenza saranno tre cose in particolare. Intanto le competenze richieste, perché le figure professionali saranno selezionate e individuate non per rispondere a una generica mancanza di personale, ma per rispondere a esigenze ben precise e ben individuate, quindi ingegneri, analisti, esperti in progettazione, esperti in gestione di interventi complessi, giuristi. A fare la differenza saranno anche i numeri di questo concorso. 107 figure nelle 8 regioni del sud, 76 per le province, 35 per le 7 città metropolitane, 364 nei comuni capoluogo, 160 nei comuni delle aree interne, 155 nei comuni con più di 50.000 abitanti, 146 ai comuni medi, 943 a quelli più piccoli, oltre alle risorse aggiuntive per tutti gli enti che sono coinvolti nel processo legato al PNRR. A fare la differenza sarà soprattutto la procedura, i tempi di selezione che sono stati individuati e appuntati dal Ministero della Pubblica Amministrazione. Io non posso che ringraziare la Comunetta, che l'ha benedetto che un vento avrebbe consentito una procedura così rapida e così efficace. Ricordati che sono cittadino. È vero, cittadino che ti abbiamo votato al sud, però è grazie a te, grazie a un veneto, che le amministrazioni del sud potranno immediatamente godere di nuovo personale, che grazie a te 6.800 giovani professionisti del sud potranno avere l'opportunità non soltanto di essere assunti, ma anche di partecipare al più grande piano di rinascita e di ricostruzione che il nostro paese ricordi dal dopoguerra in poi. L'obiettivo, come ha detto il ministro Brunetta, è quello di avviare e portare a conclusione il bando, il concorso in 3 mesi, in circa 100 giorni, grazie alla procedura individuata del concorso unico nazionale, che prevede appunto una prima selezione per titoli e poi una prova scritta. Questo bando competenze, concludo, ci consente anche di rovesciare uno stereotipo, quello che dice che il Sud non è capace di spendere le risorse che ha a disposizione e quindi è inutile darle risorse al Sud, perché tanto il Sud non ce la farà mai a spendere. E infatti è anche vero, io ho sentito tante volte questo ragionamento nei convegni, nei dibattiti, nelle conferenze, nelle trasmissioni televisive. È arrivato il momento di cancellare questo stereotipo. E io ringrazio il ministro Brunetta ancora una volta per aver condiviso l'urgenza di dare attuazione veloce, semplificata, immediata, efficace ad una norma che, è vero, era prevista nella legge di bilancio approvata dal precedente governo, quindi ringraziamo i nostri predecessori, ma che, lo dico con tutta onestà, soltanto gestita così, con questo approccio, con questa impostazione, può consentirci di centrare l'obiettivo. Concludo davvero con un'altra buona notizia per le amministrazioni del Sud, perché sempre grazie all'entusiasmo, alla tempestività, alla capacità del ministro Brunetta abbiamo individuato anche la strada per sbloccare il famoso concorsone campano. È in via libera, atteso non solo dai partecipanti al concorso, posso immaginare la loro ansia e la voglia di arrivare a una soluzione, ma anche dalle tante amministrazioni che aspettano di poter beneficiare di questo concorso. Ma su questo ci sarà poi una comunicazione più specifica nei prossimi giorni, però ci tenevo a ringraziarti anche per questo. Grazie Lara, e ti do un'altra buona notizia, che al 99,99% la prossima settimana sbloccheremo anche tutti i concorsi già banditi che erano stati bloccati causa Covid, causa CDS, cioè i limiti di distanziamento e di presenza. E siccome sono migliaia e migliaia, non sappiamo esattamente quanti, ma forse alcune decine di migliaia di posti banditi e bloccati per tutte le amministrazioni centrali e periferiche, abbiamo preso di petto il problema, e col prossimo decreto Covid, che sarà la prossima settimana, metteremo anche una norma di superamento del blocco
nella piena e totale sicurezza. Quindi non facciamo finta che il Covid non esista, ma faremo in modo di risolverlo dal punto di vista anche organizzativo. Abbiamo fatto il primo incontro e abbiamo fatto un test con l'amministrazione di Roma e con la sindacale qui da noi. Abbiamo verificato la percorribilità, conferenze, siamo in contatto praticamente tutti i giorni con la Zera insieme con Firenze. E quindi questa è un'altra buona notizia, non è ancora concretizzata, ma lo sarà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, di sbloccare anche i concorsi già banditi, quindi per generare il standard, però che ultima cosa, che vogliamo essere copiati, per favore copiarsi, e tutte le amministrazioni che bandiranno d'ora in poi dei concorsi sanno che si potranno fare in 100 giorni o anche. Ringrazio Cornet PA, che è la nostra agenzia di formazione, che ha curato gli aspetti logistici e renderà disponibili le piattaforme digitali per la gestione di questo tipo di concorsi. Vi dico anche un'altra cosa. Io da vecchio professore universitario mi piaceva il cuore vedere fare tanti esami universitari a casa, vedere i ragazzi che si laureavano da casa, togliendo loro l'orgoglio a loro, ai loro genitori, di una laurea o di un momento che io ancora ricordo, anche che sia di 45 e 47 anni fa, ma ancora ricordo con gioia, e penso che questa gioia deve essere consentita a tutti. Quindi i concorsi, gli esami devono essere fatti nei luoghi istituzionali, non possono essere fatti da casa di Pantofole, per non dire altro, ma si deve fare questo percorso con tutta la dignità necessaria, con tutti i controlli necessari e soprattutto con tutta la modernità necessaria. La modernità necessaria vuol dire usare l'intelligenza artificiale, usare l'online, non più carta e penna, e con tutte le formulazioni che non siano il classico temino che poi va corretto, scritto a mano, così. Entriamo nella modernità. Speriamo di essere copiati, che tutti quelli che bandiscono concorsi d'ora in poi usino quantomeno questi stessi criteri. Noi li useremo tutti per il recovery, per il PNRR. Le decine di migliaia di persone che verranno assunte in funzione dei progetti per il PNRR, come dire, entreranno nella pubblica amministrazione con contratti interni con queste modalità, magari anche migliori, perché come facendo sì. Domande? Siamo a volte a posizione. Allora, abbiamo con la tela di Nitto, la press, vi prego di venire qui perché così evitiamo il passaggio dei microfoni. Volevo sapere, c'è stato questo passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo governo, che continuità c'è sul ministero tra come veniva diciamo, gestito il ministero con il ministro Provenzano, cioè se c'è continuità tra le due guide. Sì, grazie. Grazie per la domanda. E sicuramente questo provvedimento va in continuità con il lavoro svolto dal mio predecessore, così come anche l'azione sulla decontribuzione per le assunzioni al Sud. Su altri provvedimenti invece c'è bisogno di un maggiore impulso e di una dose di concretezza maggiore. Penso per esempio alle ZES. Su cui abbiamo previsto, per cui abbiamo previsto una specifica linea di intervento all'interno della missione 5, in particolare quella che ricade nella competenza del Ministero del Sud. Devo dire però che non è questo un problema che mi pongo, il problema della continuità non è un problema che mi pongo, perché questo governo non nasce per piantare bandierine, nasce per rispondere a una colossale emergenza dal punto di vista sanitario, economico e sociale, in particolare e soprattutto al Sud. La prima cosa che valuto quando leggo un provvedimento
momento, quando decido se portarlo a termine oppure no, non è certo se sia di destra o di sinistra, se sia continuo o discontinuo con il precedente governo. È la sua capacità di rispondere a questa colossale emergenza che siamo stati chiamati ad affrontare. Allora passi il messaggio. Buonasera, ministro Castagna, buonasera, ministro Brunetta. Io prima una domanda per il ministro Brunetta. Lei ci ha mostrato questo nuovo sistema di sono procedure per concorsi. Ora, lei ha già detto che questa procedura, oltre ad essere grave, provata per le istituzioni legate al recovery plan, potrebbe essere in futuro estesa anche a quelle che sono le assunzioni ordinarie della pubblica amministrazione. Ne ho pensato ieri, lei ha detto che nei prossimi anni ci vorrebbero essere delle campagne massicce di assunzioni, abbiamo parlato di portare l'attuazione di dipendenti pubblici a 3.400 o addirittura a 3.800. Mi ricordo che non più di un anno fa la Ragioneria dello Stato aveva quantificato in 205.000 assunzioni l'anno quelle necessarie per passare di un solo anno l'età media degli statali. Però la mia domanda è questa qui. Questa nuova procedura è effettivamente applicabile su larga scala, cioè è in grado di garantire che la macchina amministrativa possa effettuare in tempi così brevi delle assunzioni così consistenti, cioè parliamo di centinaia di migliaia di persone in un anno, e se il suo ministero ha già una quantificazione di quelle che possono essere da qui a 1, 2, 3 anni le assunzioni legate all'effettivo sblocco del turnover. Poi ho soltanto una piccola un addendum siccome è molto interessante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella selezione che possono effettuare per eliminare i titoli delle persone che troveranno i ragazzi che avranno accesso poi a questo campo. E mi domandavo questo, siccome nella valutazione ho visto che viene dato un punteggio più alto all'esperienza maturata, se questo algoritmo che verrà utilizzato poi da alcuni in qualche modo delle varie candidati, perché magari chi ha più esperienza ha un'età maggiore rispetto a un ragazzo magari che è un neolaureato anche brillante, ma ne ha poca esperienza, quindi non c'è visto che poi si vogliono assumere i giovani, poi ci sia un algoritmo che premi l'anzianità rispetto alla velocità. Grazie a lei. Allora, gli ultimi 10 anni sono stati anni, gli ultimi 10 anni sono stati anni di turnover incompleto, e cioè anni di calo demografico, chiamiamolo così, nella pubblica amministrazione. Calo quindi di tanti vincoli, di tanti pezzi, e ovviamente anche di una congiuntura difficile per cui pubblica amministrazione era vista come costo e quindi la diminuzione degli occupati della pubblica amministrazione era un vantaggio dal punto di vista delle casse dello Stato. Io lo dico perché è stato detto della mia passata esperienza di fatto una riforma e questa riforma aveva bisogno del contratto, sono stati costretti a bloccare il contratto, come avere una perda automobile nuova e non mettersi la vendita. E purtroppo tutti questi ultimi 10 anni, ma non per la volontà perversa di qualcuno, per lo stato di necessità, è andato così. E ci siamo trovati, io ho lasciato la pubblica amministrazione circa 3.800.000 o 3.900.000 di dipendenti, me la sono ritrovata persone. La cosa grave è che se non facessimo nulla e lasciassimo tutti i vincoli e tutti i tetti, noi avremo un calo occupazionale della pubblica amministrazione di 150-80 mila all'anno in regione di
leggi, ragioni di invecchiamento della popolazione. Si rende conto che una qualsiasi azienda che abbia una tale dinamica demografica dei propri dipendenti è destinata a fallire o a fornire prodotti sempre peggio. Io ho detto, anche in ragione della nuova congiuntura che si parla avanti, sento di darci le cose, le resilienze e così via, questa tendenza deve essere totalmente invertita. E non basta il ripristino del turnover del 100%, occorre fare di più, non solo quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente. Ed è quello che stiamo facendo con questi 2008, ma che faremo in grande stile con i piani del recovery. Per far questo ci serve ovviamente. Ci servono schemi di reclutamento totalmente diversi da quelli del passato. E quindi utilizzare la digitalizzazione, la traduzione digitale, utilizzare l'intelligenza artificiale e utilizzare una nuova mentalità. Quindi non più concorsoni, non più carta e penna, non più prove multiple di tipo tradizionale. Vorrei dire ottocentesco, mandarinesco, nel senso dei mandarini di Cina, ma evidentemente nuove tecnologie. La rassicuro, non è la mia scienza, ma la scienza della selezione è una scienza. E gli algoritmi preposti a valutare sono algoritmi altamente scientifici e testati che consentono di ottimizzare esperienza con età. Perché ricordo lo scandalo di un concorso di fare a Bologna, non ricordo il nome, e i neoassunti avevano oltre 50 anni, era semplice ragione che per tutto ed esperienza era inevitabile che avessero 50 anni, per cui servivano poco il concorso, serviva poco. Questo paradosso, come dire, deve finire, così deve finire, e la rassicuro anche se non è la mia scienza, la mia competenza, ma di questo gli algoritmi dovranno tenere delle conto. E il problema non è le informate. Noi abbiamo bisogno di skill specifici, vi ho visto un po' di cose che ho avuto modo già di dire per i recovery. A me piacerebbe sempre il potere del recovery. Prendere tutti i dottorati che non hanno trovato collocazione nel percorso di ricerca universitario e che sono sottoutilizzati o mal utilizzati dal mercato o sottopagati dal mercato, e avere uno sbocco, anche se con un contratto a termine per 5 anni di tutti i dottorati di ingegneria piuttosto che di informatica e così via, è una come dire, è un percorso felice in ogni caso, ancora che volessero fare i ricercatori, ma se possono lavorare a un progetto di informatizzazione della pubblica amministrazione piuttosto a un progetto di infrastrutturazione, ponti, strade, e acqua, irrigazione e così via, è comunque un'esperienza straordinaria che poi si possono rivendere sul mercato. Per questo dico, questo è il momento del capitale umano della pubblica amministrazione. Abbiamo le cose, abbiamo anche il nuovo del contratto. Per questo dico che ho detto oggi alla conferenza del Stato e Regioni, conferenza unificata, è una buona congiuntura, perché abbiamo il contratto tra con risorse stanziate dai governi precedenti, abbiamo il recovery, abbiamo i 191 miliardi, i 200 miliardi dell'Europa, questa è una buona congiuntura. Adesso dobbiamo essere all'altezza di questa buona congiuntura, e per cui stiamo lavorando non solo con procedure straordinarie per i nuovi contratti a termine dei 5 anni, 5-6 anni per quanto riguarda i poveri, ma anche per innovare profondamente. Sappiamo tutti che ci sono vincoli costituzionali e così via, conosciamo bene ovviamente queste cose, ma innovare profondamente anche le procedure di ingresso ordinario nella pubblica amministrazione. E lo possiamo fare subito per i recovery, che sono concorsi, chiamiamoli di selezione, reclutamento per contratti a termine, quindi con vincoli costituzionali come dire, più limitati, ma lo faremo anche in
stiamo definendo un'immissione di circa 300 alti profili, soprattutto per i ministeri che in questi anni purtroppo si sono spaventosamente depauperati. E anche questo, come dire, sarà uno dei contenuti di un prossimo decreto, non posso dirvi di più in questo momento, però delle prossime settimane, perché questa è un'emergenza. E noi abbiamo in questo momento una carenza, l'abbiamo visto con Monte Morandi, l'abbiamo visto in tutti i modi, ma proprio perché la pubblica amministrazione in questo, così depauperata, non è neanche capace di interloquire con la consulenza, perché la consulenza deve comunque essere, si deve comunque prestare le proprie competenze alla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione non si può riempire di tutto lo scibile umano, quindi la consulenza, ma solo se la consulenza ha dall'altra parte, cioè dalla parte della pubblica amministrazione, la competenza per dialogare, se no la consulenza diventa un ulteriore fattore di disperamento. Noi vogliamo che la pubblica amministrazione ricominci a pensare, a proiettare, a interloquire e anche a selezionare, a decidere. Questa è la grande occasione che abbiamo avuto. Abbiamo 200 miliardi, abbiamo questa, come dire, test del 2008, semplificazione, nuove tecnologie, intelligenza artificiale, e esempi esteri ne abbiamo, quelli europei per esempio, per quanto riguarda la selezione, e tutti insieme, chiedo ai giornali tra l'altro di essere attenti su questo, perché è molto importante che questa transizione avvenga nella più totale trasparenza, perché questo è un gioco comune, è un interesse comune. Trasparenza, da questo vi ho detto, ogni settimana daremo conto degli stati di avanzamento di questo test, ma poi quando ci sarà il recovery, i numeri saranno più grossi, i progetti saranno più importanti, le risorse in campo molto, molto superiori. Mi scuso della mia lunghezza, ma quando avvio questo ragionamento mi prende la vena progettuale. Grazie. Volevo sapere qualcosa in più sulla possibilità dello sblocco nei concorsi nel decreto Covid della prossima settimana e se c'era anche qualche altro elemento che ci vedo sblocco dei concorsi che ci aveva detto e anche su quest'altra iniziativa per il recuperamento del personale tecnico della PA. Per invece quello è un momento successivo invece diceva, oppure anche questo dello stesso modo. Allora, c'è un dato di emergenza sul quale, come dire, non c'è grande merito, perché è un oggettivo, un problema, che è quello CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, e dei vincoli del Comitato Tecnico Scientifico, scusate, ammetto, per quanto riguarda il numero di candidati coesistenti nel sede concorsuale. Questi vincoli messi dal CTS hanno di fatto bloccato tutti i concorsi in essere. Non ci sono i buoni e i cattivi, è la pandemia. Tutto questo però deve essere ripensato. Avremo domani, presso Palazzo Chigi, un incontro con il CTS per trovare la soluzione nella sicurezza a questo problema, perché ci sono migliaia e migliaia, non fatemi dire un numero totale perché non ce l'ho, perché come dire, il censimento di tutti i concorsi in essere bloccati, ma a Roma i numeri sono grandi e le aspettative sono enormi, perché per esempio a Roma, questo sì me lo ricordo, il generale l'ha detto l'altro giorno, che ci sono su quello maggiore 175.000 domande. E voi immaginate le aspettative, i ragazzi, i giovani, che aspettano, che aspirano, che ambiscono, che sognano.
sono centinaia di migliaia di persone. Allora, c'è il bene della sicurezza e della salute, c'è anche il bene delle persone. Bisogna riuscire a fare sì. Allora, domani ci vediamo con il CTS, con la benedizione del Presidente Draghi, per trovare una soluzione. Noi abbiamo già alcune ipotesi, che tra l'altro riproducono i test di oggi, concorsi certificati, non 6 ore, ma sotto un'ora, in piattaforme informatiche fornite, che so, dalle fiere, dal sistema fieristico italiano, in tutte le regioni, in tutte le città, nella sede fieristica che ha già una piattaforma informatica e che è già di fatto. Se diciamo trovata, io penso che lo troveremo con i colleghi del CTS, una soluzione che mette insieme sicurezza, ma anche diritto ad avere un percorso di carriera per un giovane, anche questo è un grandissimo diritto. E mettere tutto insieme, questa, che vi do la risposta, questa sintesi, su cui noi stiamo già lavorando da un po' di tempo, dovrebbe essere messa nel prossimo decreto Covid. E il prossimo decreto Covid è della prossima settimana. Quello che dirà la nostra sorte dopo Pasqua, tanto per essere chiaro. E con questo decreto Covid, il concorso rimarrà tale quale, ovviamente, perché noi abbiamo la potestà di influire sulle modalità e così via, però si celebrerà. Si celebrerà il versamento online, si celebrerà in luoghi pubblici funzionali con piattaforme fornite dall'organizzazione. E quindi sbloccheremo Roma, sbloccheremo Firenze, ma sbloccheremo anche i concorsi dell'amministrazione centrale. Ecco, sblocca concorsi, se tutto va bene, e se troveremo questa sintesi, sarà la prossima settimana. Quindi dalla prossima settimana tutti i concorsi bambini e sospesi potranno tornare a vivere la loro vita, come dire, come era stata presentata. Rosario Marco, e qui. Mi chiedo, visto che per necessità si deve procedere in questo modo, con grande urgenza, per queste prime assunzioni, poi PNRR, e invece i concorsi, diciamo, normali verranno sbloccati anche considerati numeri. Non si rischia una mancanza di sincronizzazione che potrebbe creare problemi anche a questi nuovi ingressi, che anche loro non troveranno una controfaccia? E non si rischia poi, in un secondo momento, di creare una situazione tipo quella dei navigator, no? Che avrebbero dovuto risolvere la situazione dei clienti di impiego, invece poi sono stati un innesto che alla fine non si sa se definire inutile, adesso non si, cioè, devono risolvere la situazione, invece non si sa più cosa farne. Ci sono delle sovrastrutture di lavoro che poi non riescono ad amalgamarsi con il resto dell'amministrazione che dovrebbero gestire. La ringrazio. Io normalmente ho una visione ottimistica della vita. Forse lei ha una visione pessimistica della vita, e vanno bene tutte e due, non è che io abbia ragione degli altri. Allora, andiamo con noi. 2008, ho pensato nella vecchia legge di bilancio, fondi stanziati, destinazione già definita, noi li abbiamo semplicemente modernizzati. E vedremo come andrà a finire. 100 giorni, si giudica. È un esempio. Poi, concorsi bloccati, è un'altra cosa totale ancora, nel senso che sono concorsi dei comuni, delle province, delle regioni, dei ministeri, delle agenzie. È venuto anche da me il nostro generale, l'ingegnere generale dello Stato, anche lui ha iscritto ai comuni, ognuno è suoi. E è venuto tempo fa il direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, che era tutto contento, questo è un esempio a contrario, perché mi diceva, sai, sono entrati i vincitori di un concorso, era stato bandito 10 anni fa. Ecco, e la cosa mi ha fatto subito scattare, come dire, una riflessione oculare. 10 anni fa. Allora, 2008 è una cosa, lo sblocco è un'altra, cioè concorsi normali nei comuni, nei istituti,
banditi tradizionalmente erano però bloccati. Il tempo è tempo, perché fare il concorso, è già dura tanto e viene anche bloccato. Noi lo sblocchiamo, non abbiamo altri problemi di intervento se non che, se è possibile, rispetto alle regole del bando, semplificarlo un po', ma questo devono essere gli enti che hanno bandito a fare delle semplificazioni o a copiarci. Poi il recovery. Recovery sono ai scherzi. Recovery vuol dire progetti. Recovery vuol dire transizione digitale, transizione ambientale, riforme. E quindi è un'altra partita ancora, dove io ho fatto degli esempi, anche lì servono informatici, servono ingegneri, ingegneri gestionali, serviranno tutte le qualifiche che saranno scritte nei progetti. E anche lì ci saranno, come dire, procedure assolutamente semplici. Addirittura io ho ipotizzato, ma non voglio dirvi troppo, perché questo sarà oggetto anche di discussione di governo, delle procedure di selezione, come dire, io le ho chiamate in maniera un po' divertente scientifica, come si fa la scelta delle ciliegie, cioè si scelgono i migliori responsabilizzando coloro che scelgono. Sono contratti a termine, sono high skills, per esempio nel mondo dell'informatica non ci sono altri. Professionali. C'è l'esperienza, la qualità del lavoro fatto, il curriculum e lettura anche qui del curriculum. Ci sarà, questo sì, un insieme di modalità di reclutamento finalizzate al recovery, ai progetti del recovery. Non possiamo permetterci né 5 anni, certamente, perché il recovery dura. Ma neanche 2 anni e mezzo, perché non ci danno soldi altrimenti. Quindi dobbiamo fare tutto, per quanto riguarda il reclutamento per il recovery, pochi. Quindi metteremo insieme tutte queste esperienze che abbiamo fatto e cambiato un po' di mentalità. E i 300 giovani forti per i ministeri, anche qui sarà la scelta che dovremo fare. Tra l'altro, per esempio, sto pensando ai nostri bravi, bravissimi, high skills che sono nelle organizzazioni internazionali, per ritornare. E se io avessi 100-200 altre specializzazioni che lavorano nella Commissione Europea, l'OMS, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e così via, e se riuscissi a trovare le formule per attrarli, io me le prenderei subito, oltre agli indigeni ovviamente che non sono andati all'estero, ma ecco. Bisogna cambiare le regole del gioco e buttando, se vogliamo, i vecchi schemi di reclutamento di concorsuale e affrontare il presente e il futuro anche con questi dottorati. C'è stata una polemica tra me e un collega che non conosco, ha scritto un articolo sul secolo di Genova che dice: ma no, i dottorati devono fare ricerca. Ecco, tutti sanno che chi fa ricerca accademica e basta dei dottorati è una frazione. Degli altri che hanno fatto il dottorato, che hanno studiato, che hanno fatto una tesi di dottorato, cosa fanno? Io mi riprenderei subito, se le materie mi rendono opportune, mi riprenderei subito per 5 anni a lavorare ai progetti delle scuole. Cioè, avere delle teste che hanno fatto già un dottorato, hanno fatto la tesi di dottorato, che hanno studiato magari all'estero, per fare il dottorato, gli imprenditori subito un po' di formazione e quello è un capitale umano straordinario. Cioè, su questo stiamo facendo un rapporto con il Ministero dell'Università per fare anche questa operazione. Ecco, Centofiori, citando, non so se sia Mao, Centofiori, per rinnovare il capitale umano nella pubblica amministrazione, senza dire per carità di quelli che ci sono, tanto, ma rinnovando il capitale umano nella pubblica amministrazione. Il mio sogno, sono stato un cambiatore necessitato di teste nel passato, adesso voglio far tornare la pubblica amministrazione ad avere i livelli di qualità e di efficienza che le sfide dell'oggi e del domani richiedono. Posso soltanto dire una cosa che prima
c'è stato un riferimento a Navigator, questi 2.800 non hanno nulla a che fare con Navigator, perché questi 2.800 andranno a rinforzare, a rinforzare gli uffici tecnici, gli uffici legali, quelli che devono poi materialmente progettare, fare i progetti, scrivere i progetti, vantarli, partecipare ai bandi. Naturalmente tutto questo sulla base di un'analisi del fabbisogno che, come ricordato prima il Ministro Brunetta, è stata affidata all'Agenzia della Coesione che l'ha realizzata, e anzi siamo grati anche per la tempistica utilizzata, realizzata dall'Agenzia di Coesione. Ultima domanda, Guglielmina Proscino di Terenorba. Buonasera, mi tocca riportare a sud l'incontro di oggi, dico scusa ai colleghi, ma proprio per competenza territoriale. Innanzitutto stiamo notando da sud il cambio di passo, e quindi questo metodo rivoluzionario, comincio col ministro Brunetta, la ministra Campania ha detto un bando delle competenze e lei ha detto un test che da sud sarà replicabile. Quindi è un'impostazione precisa quella di questo governo, concreta, cioè non parliamo di sud, ma... Rispondo subito. Sì. Dopo questo bando Cartagena, un comune qualsiasi del sud fa un concorso standard, con tempi standard, con modalità standard, io inviterei i cittadini a valutare le differenze e a comportarsi di conseguenza nei confronti dei loro amministratori. Stavo sentendo una cosa molto forte in una vecchiaia di porta a 9 anni. E quindi, dopodiché, se è possibile fare i permessi, farvi bene, senza clientele, senza raccomandazioni, in maniera totalmente trasparente, dopo sarà difficile fare concorsi tradizionali. Ministra Carfagna, sul centro proprio come impostazione. Sì, tra l'altro io sono reduce da una due giorni che ho avuto come obiettivo quello di mettere il sud al centro del dibattito pubblico nel nostro paese, ma da oggi siamo al lavoro per mettere il sud al centro delle scelte operative di questo governo, che questa iniziativa lo dimostra. Lo avevo promesso e è una promessa mantenuta grazie all'attività con cui il Ministro ha previsto questa selezione di 2.800 di competenze. Naturalmente, come diceva ieri il Ministro Franco, il PNRR rappresenta un straordinaria per il sud, ne siamo consapevoli, ma l'ampiezza dei divari è tale che non può essere colmata nei 6 anni che il PNRR prevede per la realizzazione delle opere finanziate con i fondi del programma Next Generation EU. Per questo siamo concentrati su altre iniziative che stiamo portando avanti in parallelo, sui fondi europei, il ciclo di programmazione 2021-2027, anche qui posso dirvi che sto tentando di accelerare la chiusura dell'accordo di partenariato e della notifica a Bruxelles per tentare di guadagnare qualche mese rispetto ai vecchi cicli di programmazione. Questo significa dare agli enti locali qualche mese in più per poter progettare e quindi dopo anche realizzare le opere progettate. Sappiamo che siamo di fronte a una sfida colossale, e c'è anche una questione, come dicevo ieri, di uguaglianza di diritti, perché quello che è emerso ieri, tra l'altro è ancora in corso una consultazione pubblica che abbiamo aperto sul sito del Ministero del Sud, ci arrivano centinaia e centinaia di messaggi che sono sottoposti ad un streaming quotidiano, molti di quelli per esempio ci chiedevano conto del professore in campagna, quindi rispondo loro attraverso questa conferenza stampa. Ma dicevo, la preoccupazione che è emersa non è tanto quella del non ci sono soldi. In tutti i dibattiti, in tutti i tavoli tematici, anche nei messaggi che ci arrivano attraverso il sito, la preoccupazione è un'altra. I soldi ci sono, però vanno spesi bene. Come si fa per spenderli bene? È attraverso iniziative come queste. Quindi ritorniamo all'iniziativa di oggi. Questa iniziativa va in quella direzione, la direzione di rendere le pubbliche amministrazioni del Mezzogiorno capaci di gestire fondi e progetti. E questo è naturalmente un primo passo verso un
penso anche che la semplificazione delle procedure a cui dobbiamo lavorare, perché c'è bisogno di realizzare, di robustire la capacità di progettazione delle pubbliche amministrazioni, e questa iniziativa va nel verso giusto, di semplificare le procedure e poi di rendere più non solo attraente ma più attrattivo il mezzogiorno, non soltanto attraverso misure fiscali a cui pure stiamo lavorando, ma attraverso un'azione decisa sulle infrastrutture. E qui, come ieri dicevo, da una ricognizione che stiamo facendo grazie all'interlocuzione avviata con tutti i ministeri, ci risulta che più del 50% dei finanziamenti sulle infrastrutture avrà ricadute e sarà destinato ad essere assorbito dal mezzogiorno, attraverso anche un'azione decisa sulla giustizia civile. Sappiamo che la lunghezza dei processi è un fenomeno che riguarda tutto il paese, ma anche qui i divari tra il nord e il sud sono decisamente significativi, con un'incidenza maggiore al sud. Quindi è un'azione a tutto tondo quella che stiamo portando avanti, con l'obiettivo, ripeto, non solo di riportare il sud al centro del dibattito pubblico italiano, ma soprattutto di riportarlo al centro delle scelte politiche di questo governo. Conferenza stampa terminata, grazie a Luca Campagna, grazie a tutti, grazie.